santità non si fa mai parlare. E i romani, dato che gli tocca atturarsi la bocca, quando te vanno a sfotte fanno parlare statue e buonanotte. Contro quelli marmari capoccioni non ci fanno né sbirri e né prigioni. Sono sei statue parlanti e sentirai, c'hanno la lingua, non si zitta mai. E chi c'è qua? Mastro Pasquino, saluto a voi. Saluto a te, Marfori, e Madame Lucrezia. Stiamo qua, io e l'abate Luigi. E non potrei mancare. E chi manco io, che sono il facchino, assieme al babbuino che sta qui con me. Ci siamo tutti. Posso dire subito la mia? E come no? Vorrei parlare del Campidoglio. Aio! No, vorrei parlare della statua di Marco Aurelio. Beh? Hanno smontato tutto il monumento per fare un lavoro d'accomodamento. Le notizie veritiche sono queste, l'accomodino sì, va per le feste. A padre Luigi, che c'è che ti avete tutto ingrugnato? E te credo, devo fare una dichiarazione. A una ragazza? A quale ragazza? Devo fare una dichiarazione per le tasse. Aio! E il governo mi pare ci si spassa, metteranno una tassa sulla tassa. Ma sai quanta ricchezza gli ritorna si mettono una tassa sulle corna? A proposito, lo sapete che a Piazza Navona non si potrà far più niente? Come niente? Niente, ordine del cardinale governatore, niente feste, non manco gli artigiani, i garzolari, i seriani, manco i vignaroli a vendere la frutta e la verdura. Ma davvero? Solo di tanto in tanto qualche recita di saltimbanchi, ma soprattutto una sfilata dei preti e dei frati a fare la predica. A Piazza Navona, per libero accesso, o preti o buffoni ci avranno il permesso. Due specie diverse, permesso a compagni. C'è chi te fa ride e chi te fa piangere. Ma non l'abbiamo tanto sul tragico. Le cose bisogna vederle sempre dal lato buono. E quale sarebbe sto lato buono? Se in quella piazza manca la verdura, per noi donne non è una fregatura. Quello che c'è di buono salta all'occhi. Non ci saranno più tanti finocchi. A Facchino te che fa, non parli? Ma va, perché a far cuore da Roma oggi si lo fai palliscerti da chi comanda, non c'ha rimedi manca il da magna. Oggi la poesia è tutta adulazione. Beh, mo esageri. Sì, un poeta adula in versi, becca un sacco de sesterzi. So poeta e non adulo e lo becco sempre là. Ma come la vedi sta Roma nostra? Roma è come sempre, Roma è tutto e niente. Come sarebbe? Roma è baraccona, baroccona, serva docile e padrona, la malizia, l'amicizia, la sporcizia, sette colli di immondizia, tribunale clericale, penitenze e carnovale, pregiudizio, grande ospizio, redditizio, orifizio d'ogni vizio, santità, nobiltà, furti, truffe e infamità. E allora? Chi comanda non capisce, e il ministro tradisce, e il popolo patisce. Ah, oh, quando finisce? Se tu vuoi vedere Roma quella vera, quella che c'era oppure che non c'era, basta dipinta della fantasia, sul velo rosa della nostalgia, e c'è trova che noi siamo di quelli che coi massalla degli storielli. E dimo pure quale che
Stupidudine e ignoranzità. Oh, lo so bene, cara Marchesa.
casa a qualcuno soltanto perché un titolo gli viene dato credito, nonostante la sua stupidine e la sua ignoranzità. Ma io parlavo di un somaro con tanto di zoccoli e orecchie da ciuco. Ah, proprio una bestia quadrupede di razza equinozia. Ecco appunto. E come farà questo bestiale asinario a diventare diplomatico? Non ho detto diplomatico, ho detto dottore. Appunto, a prendere il diploma di dottore. È arrivato a Roma un professorone tedesco tale Hieronymus Wolfgang von Papocchien, il quale ha promesso a sua santità di riuscire ad insegnare ad un vero somaro a leggere, scrivere e far di conto. Verveglie! Niente, parlavo francese. Meraviglioso! E in quanto tempo? Il professor von Papocchien ha chiesto almeno 20 anni. Certo, ci vorrà il suo tempo. E intanto? E intanto il professore godrà di un ricchissimo assegno mensile da parte della Curia Romana. E per 20 anni, eh? Mi pare giusto. A Roma ci sono troppo elfebetici. Si dovrebbe spendere molto di più per l'insegnazione e la scolatura. Quale scolatura? Ma quella delle scuole, dove i ragazzini vanno a imparare i calcoli e l'ABCD. Ma il cavallo se sta a sentire che diventare un corto, un monsignore. Vecchio, lo sai che oggi bisogna considerare più le bestie che i cristiani? Che è un editto nuovo del Papa? Quasi. Tu l'hai saputo che il Papa molla una mesata di 20 scudi per 20 anni a un professorone tedesco che può far diventare scienziato di cartello un somaro. Un suo barone di scuola? No, un somaro vero, con tanto che zampe, coda e orecchione a pizzo. Che è matto il suo professore. E se non ci riesce a far imparare a somare? Rischia la scomunica e la confisca del bene. Come no? E magari il taglio della testa. Ha parlato agonia. Dopo buonasera, per tu due, lavoro vero. Buonasera per tutta la compagnia. Buonasera, Gianci Cagnocchi. Oh, avete sentito da te quel professore nel tedesco che va a studiare il somaro? Ma sempre lo so, ma sempre esaurisico. Se non ci riesce, gli tagliano la capoccia. Ma che è stata a dire? Quello l'ha pensata proprio buona invece. C'ha 20 anni di tempo. E beh? Come beh, tra 20 anni è morto lui, o è morto il somaro, o è morto il papa, e chi si è visto si è visto. Ah, c'è, c'è. Ma intanto lui è cagampato. Ah. Come un fasciano. E bravo Gianci Cagnocchi, a forza di stare salotto la mia chiesa, se non te sei sciolta la lingua, si è svegliato il cervello, eh? Perché con tutta la gente che sceglie le notizie sono tutte fresche di giornata, no? A che ha preso in mano le galline questa? Per esempio, ho saputo di quelle ditto. Oddio, cominciamo con le ditto, le ditto. Ma pare che a Roma quando fa chiude, quando fa chiude l'ospedale. No. Ma quando fa chiude, l'ospizio dei vecchi. No, dammi tempo, no. E chi sono questo qua? Ma quando fa chiude, l'osservatore astronomico. L'osterie! Accidenta le dita! Chi li fa? Chi li scrive? E chi li attacca? E chi li legge? E a voi sta anche la manacca schiccherata col brodo di muletta e addosso all'osterie! Gente scontenta, figli di porche, figlie della vacca, se all'osteria una pulce ci si acciacca, qua diventa un miracolo, diventa! Papa Gregorio! Via il governatore che sto popolo vuoto e steverino, se perde l'osteria fa qualche orrore. Non mandoci a scannate a Giacobino. Spendoci al prezzo che te sta più a cuore, ma guai per Cristo, a chi ce lo carvino. Bravo, bravo, bravo.
sapete che il prezzo di Serafina la fortuna, la bella minetta dei Monti che si è sposa con più dare che loro muri faccia da se fa qui da voi. Fatto una domanda. Non mi avviate il mio. E che ne so? Questo vento di schiatto, conto 54. Che si mangerà? Che te vuoi preparare la pazza, vuoi farti il tuo preventivo? Che il pranzo di Serafina la Fardona si fa qua, ma ci rivedi poco perché non bello. Non si sa niente. Non le manca la pena. Non si sa più cose. Ma ve lo dico proprio. Ma ve lo dico a voi canto. Ma si sei il bambino che ha cagato. E io ero la sposa la prima sera, la prima sera. E mangerà la sposa la prima sera che mangerà una flauta zuccherata, mezza bacchia di insalata e mezzo piccionci, e mezzo piccionci. E mangerà la sposa la seconda sera, la seconda sera. E mangerà la sposa la seconda sera che mangerà una flauta zuccherata, mezza bacchia di insalata, due sfogliate, una crostata e mezzo piccionci, e mezzo piccionci. E mangerà la sposa la terza sera, la terza sera. E mangerà la sposa la terza sera, che mangerà una fragola zuccherata, mezza macchia di insalata, un sfogliato e una crostata, e piccioni cacciatori, e mezzo piccionci, e mezzo piccionci. E mangerà la sposa la quarta sera, la quarta sera. Che mangerà la sposa la quarta sera, che mangerà una flauta zuccherata, mezza macchia di insalata, due sfogliate, una crostata, tre piccioni cacciatori, quattro belli pomodori, e mezzo piccionci, e mezzo piccionci. Che mangerà la sposa la quinta sera, la quinta sera. Che mangerà la sposa la quinta sera, che mangerà una flauta zuccherata, mezza macchia di insalata, due sfogliate, una crostata, tre piccioni cacciatori, quattro belli pomodori, cinque barche ammazzatori, e mezzo piccionci, e mezzo piccionci. E mangerà la sposa la sesta sera, la sesta sera. Che mangerà la sposa la sesta sera, che mangerà una flauta zuccherata, mezza macchia di insalata, due sfogliate, una crostata, tre piccioni cacciatori, quattro belli pomodori, cinque barche ammazzatori, costa galli cantatori, e mezzo piccionci, e mezzo piccionci. E mangerà la sposa la settima sera, la settima sera. Che mangerà la sposa la settima sera, che mangerà una flauta zuccherata, mezza macchia di insalata, due sfogliate, una crostata, tre piccioni cacciatori, quattro belli pomodori, cinque barche ammazzatori, costa galli cantatori, sette anguille marinate, e mezzo piccionci, e mezzo piccionci. E mangerà la sposa l'ottava sera, l'ottava sera. E mangerà la sposa l'ottava sera, che mangerà una tavola zuccherata, mezza macchia di insalata, due sfogliate, una crostata, tre piccioni cacciatori, quattro belli pomodori, cinque barche ammazzatori, costa galli cantatori, sette anguille marinate, 8.000 schiaffuggiate, e mezzo piccionci, e mezzo piccionci. E mangerà la sposa la nona sera, la nona sera. E mangerà la sposa la nona sera, che mangerà una tavola zuccherata, mezza macchia di insalata, due sfogliate, una crostata, tre piccioni cacciatori, quattro belli pomodori, cinque barche ammazzatori, costa galli cantatori, sette anguille marinate, 8.000 schiappucciate. Dove poti e bambino? E mezzo piccionci, e mezzo piccionci. E mangerà la sposa la decima sera, la decima sera. E mangerà la sposa la decima sera, che mangerà una flauta zuccherata, mezza macchia di insalata, due sfogliate, una crostata, tre piccioni cacciatori, quattro belli pomodori, cinque barche ammazzatori, costa galli cantatori, sette anguille marinate, 8.000 schiaffucciate. Dove botti da bambino? E se li mette marito? E mezzo piccionci, e mezzo piccionci. E mangerà la sposa l'undicesima sera, l'undicesima sera. E mangerà la sposa l'undicesima sera, che mangerà una tavola zuccherata, mezza pacchia di insalata, due sfogliate, una crostata, tre piccioni cacciatori, quattro belli pomodori, cinque pacchi ammazzatori, costa galli cantatori, sette anguille marinate, 8.000 schiaffucciate. Dove botti e pompino? E se li mette marito? 30 scatole te di me, e mezzo piccionci, e mezzo piccionci.
due ticcatte! Ma sì, ne posso mettere anche tre! Ne volete tre? Carissimo, tre cacate! Ma sì, lasciamo andare! Piuttosto ditemi, voi alla commedia del nostro grande Gian Lorenzo Bernini avete insistito? Ho assistito! Ah, io non potetti, a causa di un fastidioso attacco di dolori romantici, qui, all'ernia del discobolo, una cosa omicidiale. Peccato, perché fu bellissimo. Nel salone principesco, con tutta la nobiltà schierata ai consueti posti, l'inizio con l'effetto scenico dello specchio fu una magia, un sortilegio, un'invenzione fantasmagorica. Si videro perfino i fantasmi? Quali fantasmi? Lo avete detto voi? Ma io ho detto fantasmagorica, meravigliosa! Ah beh, se non vi spiegate! E come fu? Quando si aprì il velario... Quello dipinto dallo stesso Bernini! Già! Con la musica del maestro Lulli! Lulli! Che meraviglia! Apparì tutta la sala del teatro, persone, mobili, oggetti, lampadari, tutto come riflesso in un enorme specchio. Incroyabile! So che non era uno specchio, era la copia esatta di quello che si vedeva in sala. I mobili, i quadri, gli arredi, i candelabri erano riproduzioni. I personaggi, nobili, dame, prelati, attori truccati alla perfezione. Ognuno pensò di vedere se stesso riflesso nello specchio, e solo quando gli attori si mossero gli spettatori si resero conto della realtà. Una realtà che era sembrata una magia. Duca, sono sbigotta! Solo il maestro Bernini è capace di ciò. I suoi spettacoli sono sempre pieni di inventari, di sorpressate. Di mortadelle, di capocolli. Ecco, sono dei capocollo lavori. Il suo genio è altissimo e sublimato. Corrosivo, magari bicarbonato di sodio. Il suo genio per me è all'altezza di quello di Michele. Quale Michele? Michelangelo, ma anche del Tintorotto, dello Scorreggio. Ma Correggio, Margherita, Correggio senza la S. E va bene, Correggio senza S, che differenza c'è? Ma... Signore e signori, vi narrerò seduta stabile sul subito la nuovissima e lacrimevole storia della Povera Cecilia, nuova edizione dell'artistico vittorio romano Peppe il Quercio, via dell'Argoscuro 36. Se avete bisogno di lui, ditegli che lo fanno io, avrà per voi un occhio di riguardo, l'ultimo che gli è rimasto. La povera Cecilia, dicevo, tradita nell'onore del lavoro da un perfido capitano delle guardie, lo posso in ammazzarlo un po' della roba. Guarda un po' se vi è qualcuno, manna va! La povera Cecilia, o piagne suo marì, che sta nelle prigioni, nulla può far sortì. Ascolta un capitano, la grazia va da te, la grazia te sia fatta, ci dormirai con me. Agatelo, 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 ora nel mio cuore. Su, su, marito mio, è sceso io per te, dormo col capitano, salvo la vita a te. Nonno Cecilia mia, tu lascia fare a me, lascia che moro io, salvi la vita a te. Agatelo, 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 nel mio cuore. Ed ecco la Cecilia,
faccia bianca, vestita alla giovin. Quando con mezzanotte Cecilia posso dire che c'hai bella Cecilia, perché non puoi dormire. Alla mattina s'arsa e appena s'affacciò, lei vide che il marito gli stava appendolo. Infame capitano, stanotte mi tradì, levato voi l'onore, la vita mio parì. Cecilia mia sta zitta e lascia fare a me, principi e cavalieri faranno onore a te. Fuggi da me lontano, non ne parlo così, e portalo di amore, poi io voglio morire. Che notizia c'è morti? C'è sta al posto del teatro del Bebè. Quale Bebè? Sarà il teatro dei ragazzini, no? Sicuramente. Ma quale teatro dei ragazzini? Sto parlando del teatro del Bernini. Del Bernini, il nostro grande teatro del centro dei ragazzini. Ci sta il fatto dello specchio, no? Di quale specchio? Che quando si è aperto il sipario dello spettacolo, no? Si è vista tutto! La girando! No, sta salacco come se fosse lo specchio! E non era lo specchio! Ma che erano attori vestiti precisi come gli signori e facevano pure le stesse mosse! E lì è Gian Lorenzo, uno dei voi c'entra nel verso, eh! Però c'è, aspetta che mo pie... sulla scena, no? Ci stava il cagardino al nipote che stava con una donna e stava a fare lo scivoloso. La scena. Tutti a guardare verso il quartetto quello vero. Ci stava proprio il cagardino al nipote che stava con una donna e stava a fare lo scivoloso. E il bello è che lui non se n'è accorto. E ha seguitato. Quando poi se n'è accorto, ha tirato giù e fatto le renne del pacchetto. Le renne gli sono rimaste in mano. Lui dai a soffiare sui lumi per non farsi vedere. L'hanno visto tutti. Tutti a riso. È stato uno spettacolo. Meglio che dalla sentiermi serene della settimana santa a San Pietro. Ma sedere, qui c'è uno stornello, eh? Fiore di Ada, trova dei signori specchiata, e la specchiera ieri del conto, ma sta a fare i conti, sta a fare i conti. Che troviamo dopo? Che vuoi? Senti, vedo si fa piacere. C'è tanto urba lo puoi fare, guarda. E dunque, siccome io devo da scrivere la lettera a un genio, no. E io non so scrivere. Ma fatto male non scrivere. Lo so, sono andato pure da qualche secco scrivano, pare che sta malato lì a Piazza Montanara. Allora,
Stavo pensando, si fa vuoi scrivere tu, sei struto. No, sono guanciale, so. Io ce la faccio, da fare i conti. Ma che ci metti, che ci metti, io ho tutto l'occorrente. C'è in testa, non guarda, guarda, appunto, non fra chi buono, appunto, guarda. Sì. Ecco qua, guarda, un foglio di carta, tanto bello. Che fai, mi hai rinchiotto, non ti ho non so più quale, tanto pazienza, magari ti aiuto Antiglie. Ma che meglio Antiglie, a chi va questa lettera? Duca, chi va? Ma che fa? Ma una donna, la Bossi, una corallo, la Bossi. Ma io dico a chi va, il nome, l'indirizzo, ma vuoi dire? Ah, sì. Non l'ha dito? Parmira, Cioccinati, Via delle Zoccolette, 36, Roma. Busta è fatta, ma dimmi il senso che poi me la vedo, dimmi il senso. Sì, allora girando per Sant'Andrea della Valle, no, tu fai il monte della Marina, ti trovi proprio nel suo coletto. Ma che mi frega del senso della strada? Quindi del senso di quello che vuoi dire. Ah, mo ci sono arrivato. Dunque, allora, siccome lei mi ha fatto nazionale, io sarebbe pure disposto a passarci sopra. Basta che mi giura che non lo fa più. Ho capito, ma che c'entra sta mela, mo? E per l'acido? Per l'acido mi ha fatto venire l'acido, così dice che assorba. Ma insomma, volevo fare lettera o no? Vabbè, sì, allora. Lei l'ha dito. Carissima sbandrappata. Ma come carissima sbandrappata? Non carissima sbandrappata, tutte cose insieme da sola. Tutte cose insieme è una cosa sua. Sbandrappata. Che la rifaccio. È una cosa sua. Ma se vuoi far pace con la legge sbandrappata, che la lettera la strappa e poi con la legge. E allora come dici? Come e cominciamo solo con noi. Vabbè. Parmira. Due punti. Come due punti? Dai un forza, capito? Allora un punto. Punto solo? Ma è esclamativo. È più forte dei due punti. Ma che? Costa di meno. Ma che cosa deve costa sempre lo stesso? No, perché se si tratta di spendere io non vado a spendere. Ma che se ne ha tempo? Andiamo avanti. Vabbè, allora. Ah, ma niente a cuore. Quella mela mi fa venire l'acido a me, mi fa venire. Te la do un pezzetto, quello è la signora. Ma che pezzetto? Andiamo avanti. Leva il dito. Per quello che tu hai fatto a me, piano, che a me me l'hai fatto me proprio tu, fatto io ti dovrebbe fare pure a te quello che invece a me mi hai fatto tu, e puro di più. Ma che stai a dire? Quello che come base, dove? Ma non ci si capisce niente, è complicato per quello che tu mi fai io tu. Ma io come paresti? Ma io sei semplice, sì. Per quello che tu mi hai fatto, io dovrei farti altrettanto. Così poco? Ma come poco, basta di 6 anni. Ma mi pare una cosa misera. Ma che cosa misera, basta così, non ti preoccupare. Ma... Però, se tu mi spargiuri che sei pentita di quella mandarina e ti ricomando in ginocchio che non lo fa più, sono disposto a partire, ma qui non è successo niente, tanto la vita è sempre fatta, se sapete come andare a finire, avanti come quello che si è visto. Ma lei sei matto, sei? Non si può fare. Ma ce l'ho nemmeno scritto tutta sta roba. Guarda, io lo dico proprio per essere chiaro, perché lei poi non possa dire no. Tu avevi detto che io avevo creduto che tu te credevi, che io avendo creduto sì, che tu te credevi, che hai capito. E per questo che bisogna essere chiari, chiari e concisi. Vabbè. Su quello che è stato fra di noi, facciamoci un frego, facciamoci un cazzo. Ma si può fare sta roba? A scrivere queste parole alla cipelletta? Ma vuoi parlare? Un frego, un cazzo, no? Ma no, capito, un frego vuol dire scancellare, un cazzo lo stesso, no? Ah, vabbè, lo strutto sei tu, io... Sì, fa la cancetta, sì. Vabbè, allora... Mamma, ti vedi altro? No, non ho nient'altro, che devo dire? Ah! E la rifaccio. Non mi posso firmare? Perché? Perché so scrivere. Però sono sincero. Parmira. Guardami nell'occhio. Ma come fa a guardare nell'occhio per lei? Come fa? Allora passa mai i saluti. Abbracciami. Ma come abbracciami? Si dice ti abbraccio, non abbracciami, ti abbraccio. Ma come serve? Io posso abbracciare lei e lei può abbracciare me. Ma vedi, ma guarda che queste posto sono proprio curioso. No, sono curioso le posto. Vabbè, allora famo come hai detto te. Ti abbraccio, pugnaletto tuo. Con una lacrima nella voce. Con che? Con una lacrima nella voce. Non mi devi spiegare come fa una lacrima a stare nella voce. E che ci vuole? Guarda la cosa, la lacrima scende dall'occhio, no? Scende giù vicino al naso, vedi, va a finire in bocca, va a finire in
motta da una pennata dentro l'occhio, capito? Non si può fare. Non si può fare. Brugnoletto duo? Dai, sì, avevo finito, eh? Avevo finito, va bene, mi vedrai che questa era monetta bello. Era meravigliosa. Bravo bene. Devo fare pace o ti ammolo la corda là, vero? Grazie, quant'è? Ma che quant'è? Quante fuori c'è la cassetta da mettere? C'è la cassetta della connessa, sì, butta qua la roba. Senti, mi hai fatto un altro piacere. Oddio, che vuoi, che vuoi? Ma lei chi vede che a me mi fa tanto schifo? Che parlate di una ritrazione? Una ritrazione? Grazie, grazie. Grazie, ci metta assai a pammarlo schiannare. Vedi che ti ha saluto come il Soremo. E che diceva il Soremo? Che diceva? Non deve andare, ti cambia miele. Ma bella notte, oh, che bella. Ma stava per farmi pare proprio come un partito. Ma che volte? Che una partita. Lavoro non è bello se non è litigare. Io voglio dire una cosa. Se volete litigare, sapete cantare tutti e due? E poi lo cantando. Ma non ti la dire, vai. Ma questo non mi cantare. E io da ritornelli ne so tanti. Ne posso carica se basti verdi. Così pochi? Ah, so pochi. Ne posso carica se faccia male. Lei ha la vita lì, ne so uno, ma senta con uno, ma con io ne ha di trenta. Facile la dà, 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 la dà
cultura. Lontano che abbiamo voluto parlare qua. Caro spingo. Presente al decesso. Ah no, mi dispiace, preferisco essere sola.
Dove? Al decesso! Se non son sola non son capace! Ma io ho detto al decesso, alla morte dell'ungherese, il suo servo prese l'elisir e lo portò in Europa! Ah! E funziona veramente? Ah, questo non lo so! Per ora so solo che ha provocato un putiferio in casa della contessa Tartufelli! Era riuscita a procurarsene un barilotto! Sì, una botte! Ma no, era una boccetta, ma un suo servo la rubò e la beve tutta! Che storia intrigante! E la contessa? Ma svenne dalla bile, se la prese con il marito e lo istigò ad uccidere il servo! E com'è finita? Per ora non so nulla! Sono in attesa di notizie! Mando Duca, fatemi sapere subito! Non fate come al solito, che fino all'ultimo mi tenete in sospensorio! Questi quando venite? No, noi scherziamo. Ah sì, quando venite? Allora se facessero una risata su sto caso. Su sto caso che è successo alla contessa Tartufelli. Che è successo? No, non lo dico più, così se impara. Vabbè, ma io che c'entra, vi contano solo a me, no? Sì, così poi si sentono pure loro. Ragazzi, ha tappato le orecchie che c'è il Gino che mi deve raccontare cosa sono a me. Va bene. La contessa Tartufelli era riuscita a procurarsi una boccetta di questo famoso elisir dell'ungavita, non so se lo sai. Abbiamo sentito parlare. Che dice che l'hanno portato dalla Turchia africana della Persica. Sì, da Bricocola. Se ne fa l'ungavita, vabbè, allora. No, cioè è vero, perché mo c'è sta sto Provolicchio, chi è? È il servitore della contessa. Il servitore della contessa, che c'entri te, che c'hai quella di meglio? Ma si chiama Strovolicchio. Strovolicchio si è applicato la boccetta dell'elisir e se l'è scolata tutta. Capito, Strovolicchio? La contessa gli ha preso un coccolone e il sorconte lo voleva sputellare. Strovolicchio? Dai, a scappare per tutta casa strillando, non mi vai ammazzare. E il padrone, perché? Perché ha preso delle sirene, non posso morire. Ma il padrone se ne ferma, cioè pensa a fare, ma se si risiede una fregatura e non è vero niente che fa campare più. E Strovolicchio, ma se si risiede una fregatura, che te fregate che me lo sono bevuto? Certo, però sarebbe bello poter campare quanto te pare. Ma che ci fai? Che ci fai? Sta vita nostra, quando vai a strigna a far conto, saranno 3-4 anni pure che hanno il poletto. Non lo siete fatto mai il conto. Ma come devo fare questo conto? Non lo faccio io, via la vaglia, va. E tutto sempre quanto volessi campare. Io con buona salute ero 90 anni. 90 anni, ma 8 ore al giorno, un terzo della vita, se dorme. Quindi sono già 30 anni che vanno lì. C'è stato. Mentre ottobre si crema da lavoro. E insieme anche 30 anni che vanno lì. 30. E rimangono 30. I primi 12 anni che un ragazzino si prepara via, non è che effettivamente via. E ne rimangono 18. Gli ultimi 15 anni col bastone del pallone alla dentiera che mo vuole cantare. E rimangono 3 anni. Tu quanti anni c'hai? Io ce ne ho 27. E già hai campato 24 anni di più, che cazzo vuoi la vita? Thank you.
finito. Ma come ho scritto con scioglierò? Ma che bello questo pezzo di male. C'è una ubriaca di scioglierò. Quando mi insegnava mio nonno da ragazzino così. Ma io te l'ho mai sentito. Per capire quanto è difficile. Sempre io dico. Se mi impazzo, faccio un corso a pizza a pizza, spezzo un pazzo dentro un pozzo e per un pezzo sentirei che puzzo. Va bene? Hai capito? Perché se pisa 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 e pisa pisa, sentirei che spesa quando il papa pisa pisa e pisa pisa. E se la pisa non vuole, io fuori per il pomo. E tutti invece non vengono a casa a fare la parola di pelle di pomo. E se la pisa non vuole, non canta manco un cieco. E se il cantante non canta, non funziona la funzione delle fonti a fare voce finta. Se la voce è finta, non è chiara come fonte, non è fonte, è fontanella. E si attacca a sta cannella, sempre quella tanto bella che fa voce come il brillante. Ma il brillante salta all'occhio del brillante, che lo scappo va a provare l'inghippo con lo scippo con la coppola in capo, lo scappo in spalla, spalla in giro il palo. Ma la pala del mulino che puliva la farina dalla mula si muoveva col muletto o con il mulo, va a fanciullo, quattro quattro a tirà, la coda al gatto che se va, gattone, gattone, prendo rompere i mattoni, sono il tetto stretto, tutta a te con la decotto, e chi ha vuole cotto? E chi ha vuole crudo? E che credete? Che la creda quando è cruda si è creduta dal cretino che è caduto nel cratere di un vulcano. Ma i vulcani con un gatto fanno le baruffe come matti. Se i vulcani vanno in amore fanno un'erezione, se i vulcani vanno in calore fanno un'eruzione, ma lo fanno con l'azione e che affollata se la fanno col pensiero che ha fermato. Nero, nero, se nero l'imperatore ritornasse con la spada e col bastone sul bastione del torrione chiederebbe la plebaglia, dagli fuoco, bravo, grazie, bravo, grazie, grazie al caso che sono pazzo, io dico senza imbarazzo, dagli fuoco un'altra volta, volta, volta e gira, gira senza cedere, senza canto, non ce l'ho manco la lira, è una lira che non tira, che non conta, che si abbatte, e vedrà se costi il botto, fa un botto che si sbotta, e meglio lì che a faffa cotto che torniamo tutti quanti emigranti, partono i bastimenti. Per terrassare lontano con sti canti e con sti suoni ci hanno rotto tante belle situazioni, queste sono cattive azioni, sono azioni della borsa, chi ha vinto e chi ha perso, le azioni vanno su, vanno giù, vanno su, vanno giù, io non ce la faccio più, io non ce la faccio più. Grazie. Scommetto che tu non sai nemmeno che le campane devo mica suonare e basta, le campane lo fa suonare e parlo. Parla. Certo, ogni campana col suo suono pare che dica una frase che è diversa da quelle delle altre campane di Roma. La campana di Santa Maria Maggiore, per esempio, col suo suono sembra che dica. Abbiamo fatto i fagioli, abbiamo fatto i fagioli. La campana di Santa Croce in Gerusalemme, io piace i fagioli, ma giustamente voi sapete come sono fatti, con che. Con che? Con che? La campanella di Santa Maria in Traspontina, la campanella pettegola che sta sempre i fatti da tutti, poi in forma subito. Abbiamo fatto i fagioli, con che? Con le codichelle. La campana a chiesa nuova invece non gliene frega niente di fagioli, lo sa questo quando se mangia la polenta. Quando se mangia la polenta, quando se mangia la polenta. E il campanone di San Pietro che quando si tratta la cagnassa è sempre giusto. Se lo dice subito, no? In bordo, per quel concerto dei campani d'Europa, tutte quante assieme risulta una cosa, fate conto così. Abbiamo fatto i fagioli, 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 abbiamo fatto i fagioli. Questo posto si divide.
di un cardinale, m'hanno fatto buttare dalle scale. Dove la va? Dove la vi? Ah, oh, signore la nobiltà, un'altra fame faceva il fuoco. Dove la va? Dove la vi? Basta, non ne posso più, ne aiuta, pensa tu. Dove la va? Dove la vi? Basta, non ne posso più, vogliamo la piava, aiutami tu. Basta, non ne posso più, vogliamo la piava, aiutami tu. Il favore le porti sto fiasco di vino al suo sedè che è il notaro di piazza Sora. E che? Ma per carità, per carità, io sti servizi non li faccio, non siamo mai sapere quello che te può capitare. A portare il fiasco di vino, che te può capitare? Che te può capitare? Te può capitare quello che diceva Minò, te può capitare il fatto dello storione del cardinale Antonelli. Che sarebbe? Che sarebbe? Una volta quando Cardetto si pescava gli storioni, a cardinale Antonelli per Natale gli regalarono un pescione fresco, grosso così. Tutto contento qua. Ma sai che faccio? Giusto, mi devo disobbligare per certe facende. Come un signor Trepistelli, glielo mando a lui per regalo e così mi levo questo pensiero. Lo mando a un signor Trepistelli. E io vado a Monsignor Trepistelli, che si vede arrivato sto pescione, tutto contento fa. Oh, fammi un telefono. Giusto regalo che devo fare al Duca del Misciatello. E lo manda al Duca del Misciatello. Al Duca del Misciatello. È uno storione viaggiatore, va. Oh, e il Duca del Misciatello ci ha avuto lo stesso pensiero col principe Vignasecca. E il principe Vignasecca con la marchesa Sbuciapratte. La marchesa Sbuciapratte con l'ammiraglio Tutti Bozzi. Pure. L'ammiraglio Tutti Bozzi, che l'uomo de mare e che pesce esce dall'occhio e non può sentire manco la puzza. Tutto contento fa. Oh, questo è un regalo preciso per il cardinale Antonelli. Per lui, per lo storiore, c'è un ballo. Io rimando al cardinale Antonelli. Il cardinale Antonelli che si vede arrivare sto cadavere. E dopo tutti quei giri puzzava, chiacchierava, fa. Oh, questo è un affronto, l'ammiraglio Tutti Bozzi era un pezzo che ce l'ha con me. Ma io riferirò il pontefice. E a quel poveraccio disgraziato che gliel'aveva portato, lo tratta proprio a pesce in faccia e lo fa cacciare dai servi a carci in culo. Hai capito? Ragion per cui. Se tu vuoi far bere il notaro di piazza Sola e il fiasco di vino glielo porti te! Ma guarda che se l'ha inventato uno che non fa un favore! Yeah.
pensare innamorata. Toda varrà, vedete tante cose, non me fa più aspettare, c'è ogni momento. Non la sentite mai così amorosa? La luna è sparita e faccia di scuola, la notte ci invita, vi è fama d'amore, l'aria serena dolce e delicata, e la carezza niente. Perché era l'unico luogo dove la gente si poteva incontrare e scambiare le idee, perché la gente del popolo non c'aveva niente dei salotti, non c'aveva gli affetti, c'era l'osteria. Pensate addirittura che l'inno di Oberdan è nato in un'osteria romana dove si incontravano i carbonari della giovane Italia, e il grande poeta Wolfgang Goethe, dove ha incontrato il suo grande amore romano Faustina, in un'osteria, era la via dell'oste, era. E in fondo la maggior parte dei sonetti del nostro grandissimo Belli si potrebbe immaginare, raccontare, inventare intorno ai tavoli di un'osteria, come per esempio quello che parla della fondazione di Roma, no? Chi ha frabbigliato Roma? Il Vaticano, il Campidoglio, il Popolo, Castello, Furno, Romolo e Remolo, fratello, che nessuno dei due era romano. Ma l'uno e l'altro, volendo essere sovrano di sto paese nuovo così bello, il fratello, Ninnito del fratello, vennero a patti col coltello in mano. Le coltellate annietero alle stelle e Roma diventò dal primo giorno come oggi, ma dove le babelle. Degli sfrizzoli ognuno ebbe le sue e Roma quelli due la litigò. Poi venne il Papa e se la prese lui. Nell'osteria si potrebbe incontrare uno di quei sacrestani di una volta, quei vecchietti di piccosi, marinetti, con la voce sempre con un po' da demoiti, così, no? Le donne di qui. Non ci sono donne di nessun paese che possano star per tale romane, nel confessasse tante volte al mese e nel potesse di donne cristiane. Caveranno il suscrizio di puttane, spianteranno il marito con le spese, ma devozione poi sangue del cane le vederanno sempre per le chiese, al mondo che gli danno la carnaccia che è un saccaccio di vermini, ma il cuore tutto alla chiesa, e glielo dico in faccia, che per la santa casa del Signore è tanta la passione e la smaniaccia che ce l'hanno per farsi nell'amore. Perché dei romani i personaggi della fede sono immaginati sempre come personaggi come noi, la Madonna perfino viene immaginata come una massaia come tante altre. Questo è un sonetto che parla addirittura dell'Annunciazione a Maria e che si intitola L'Annunziata. Nel mentre che la Vergine Maria si mangiava un piattino di minestra,
l'angelo Gabriello via via veniva come un sasso di balestra. Per un vetro sfasciato di finestra gli entrò in casa per curiero del Messia, e con giglio a man dritta de man destra prima gli recitò l'Ave Maria, poi disse alla Madonna: sono sposa? Siete gravi da lei, senza saperlo, e premissione del Dio da Pasqua Rosa. Lei allora rispose al Grabiello: come può essere mai sta simil cosa, se non so manco cosa sia l'uccello. È proprio vero che ognuno vede le cose dal punto di vista suo, ognuno si lamenta per le cose che lo interessano, per esempio di che cosa si lamenta il beccamorto. E che affari vuoi fare? Nessuno muore, tutti attaccati a sta ammazzata vita, sto d'aria cattiva, è già ferita. O va a far beccamorti con amore, poi la corte mia sta là, ammuffita. E se va da sto passo e qua il signore mi allumina un po' qualche dottore, la professione del beccamorto è ida. L'annata buona fu in del 17, allora si in sta piazza Rambervive che i morti fioccavano a calette, basta che sa. Matteo disse ieri sera che un beccamorto amico suo gli scrive che c'è qualche speranza in sto colera. Ultimo, un altro artigiano, il materassaro, che se la piglia contro quelli che vendono gli specifici, contro le cimici e gli insetti, e giustamente dice: se voi mi ammazzate le cimici, io li materassi qua non li faccio più. E si lamenta in questo modo. E ci mancavamo voi, sono ricazzacci con sti vostri segreti e ciafruglietti per distruggere le cimici e gli insetti, diventano i materassi e li pagliacci. E voi altri saranno animalacci, ma per chi campa con i falletti, le cimici per lui sono animaletti che Dio la creschi e che buon pro gli facci. E non è nel primo caso del secondo che ho letto per due volte in un'annata saluto da rifà da cima a fondo, e per questo la buonanima detata, rifacendo i letti con mio nonno, ce la stava la cimice anguattata. Vorrei concludere questo angolo belliano con una canzone ispirata appunto al mondo del belli, Gira, Gira. Gira, 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 la roda del bene, del male. Gira, quando gira, Quaresima vie dopo il carnevale. E gira, sì adesso, e gira, perché l'anide come una bilancia per giudicare deve pesare. Ma chi te pesa fa come gli pare. Gira, gira, gira la ruota del prima, del poi. Gira, quando gira, ma quando tocca, tocca sempre a noi. E gira, sì adesso, e gira. La vita è una gran ruota di mulino. Mo semo il grano che a mano se sfragne, macinato dal destino. Gira, 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 la, 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 la.
Grazie per il giorno, la risposta è un po' mancata. Questo è sicuro.
pugna del mondo al loro sì. Prepara il pugnale alla mano. Morta lo schiavo sovrano. Noi vogliamo la libertà. Morta Franza. Viva libertà. Vogliamo formare una lapide di pietra gabardina. A morte la schiena gallina. E noi vogliamo la libertà. Morta Franz, libertà. Vogliamo spezzar sotto i piedi l'odiata austriaca catena. A morte di Asburgo Lorena. E noi vogliamo la libertà. Morte a Franz, viva Uberta, vogliamo ti faccio di piedi, la tuta offre che la maniera, passo la gente straniera, e noi vogliamo la libertà. Morte a Franz, viva Uberta, morte a Franz, viva Uberta. Sapete l'ultima sul consuntismo? Sul che? Mi meraviglio, Duca, voi che siete così ciclopedico, così culturista, così orecchione. In che senso? Così attento alle voci che circolano, non sapete niente sul consuntismo? No! È una nuova forma di espressione. Afferma che le parole sono consunte, non hanno più il loro significato e quindi meglio inventarne delle nuove, misteriose, arcane. Oh, 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 in quanto a ciò voi siete maestra! Vero? Pensate, ero consuntista senza saperlo. Forse, chissà, sono un genio sottocutaneo. Intramuscolare! Una poetessa sotto semaforo. Forse, forse. Ma in cosa consiste questo consuntismo? Sarà meglio darvene un esempio. Sono tutto orecchi. Paleterosi. Che cos'è? Il titolo. E che vuol dire? Niente. Ah, cominciamo bene. Il tempo che si intronfia e sbuffa audace come salloppi al branco, il milfio al bruto, presto trancollerà sotto le brace e alzando il passo di livor tessuto, mesta la bionda Delia al fiero arsace, così cantando ardò l'odor perduto. Ma Eurilla, che non volse al petto insano, strompigliò con sferza al diso piatto. Tu qual? Che in fori? E a chi l'orrendo gatto? Sappi che sol chi sossa assissa in mano e lo strompiò nell'odra insino a schiatto. Che ne pensate? Ecco, come vuoi dire che sono sbigotto? E strofilo addirittura come fatto? Con la Ligia, il controsenso, no? Ma con noi stiamo a parlare di Magnaccia, vuole il controsenso. Se capisce, per tutto c'è una regola.
Stava parlando di quello che si mangia per le feste. E se a fare la cacella ci si capisce niente. E che c'è bisogno di litigare? Qua c'è nel libro del prodotto, c'è scritto tutto, no? Il libro del prodotto, lui c'ha ragione. Quando il libro è antico, l'ultimo bisotto, si chiama libro del prodotto. Qui c'è scritto tutto. Tutto quanto, voi volete sapere quello che si mangia a Roma per le feste. Certo. E cominciamo dal primo dell'anno, che si mangiano l'uva e le lenticchie, perché dice che chi le mangia conta padrini tutto l'anno, no? Poi il giovedì grasso, frappe, bocconotti e ravioli. Sì. In quaresima ceci, baccalà e maidozzi, quelli un po' più piccoli. Quelli che voglio dire. E il giorno di San Giuseppe, le frittelle, e il giorno di Pasqua, l'agnello, il brodetto, l'ova, il salame e la pizza ricresciuta. La notte di San Giovanni. In ottobre che si fanno le vignate, gnocchi e maccheroni. Bellissimo. Per i morti e del mondo in bomba, le favole in minestra e le favole da porto dolci dei ricetti fatti. No, questo non lo ricordavo. Come non è una specialità? San Martino, quello della compagnia, sopra la botte e si assaggia il vino. Per Natale, il torone, il pan giallo, i broccoli fritti dalla stella, il salmone per chi se lo può permettere, l'anguilla, tutta questa roba, vermicelli vari. Ma che c'è ragione a te, se anche Capodanno sempre festa, ma che sempre festa, quello volete chiudere, volete? Non che ne faccio un po' sbatto sulla croccia, ma è sempre lui, e fate il mezzo rito che se faccio i bolloni, e chi paga? E se lo giochiamo ancora? Sì, questo, che andiamo, andiamo soltanto, che faccio soltanto, mi raccomando, più sotto alla fuori qui, venne l'ala fatta dalle torri.
Ma tu
fiori, si mai stregato di meno guerenzi. Come si permette, è un po' magro ma è sempre mio marito.
c'è stata la a piedi, c'è stata. E si avvia dal buco, ma quel sarebbe mai da domenica che camminiamo, che giorno è oggi? Bocca fatta so che scherzo. E in dove scherzo? Se ne perdi a un c***o di terra. E come ce lo sai? Mi sono abbracciata una tomba. E di chi è sta tomba? Aspetta che mi guardavo. Ci do un scusi. Annazzo è morto vecchio questo, qua c'è scritto 87, quando ci arriviamo 87? E chi è questo? Aspetta e mo guardate. 87, non so se lo conosce, un certo da Roma, chilometri da Roma. Sai dove era arrivato? Forse più lontano degli amici miei, questi non bevono. Ma vanno sempre in giro insieme, c'hanno un topolino di quelli che ha la cappotta con lo spacco, no? Aggiustato con lo scotch sempre, no? Ma vestito una barbuziente, vabbè. Quell'altro è mio, che c'ha due occhiali che parlano di un bottiere del latte di quelle delle volte. E poi c'è i tic. Quando guida, certe volte lascia proprio il volante per fare i tic. Ma l'altra sera era una notte nera, umida, nebbiosa, mi dava un nome. Basta vedere che c'è stata. Ma sbatte faccia, come sarebbe c'è stata, ma sbatte faccia. Che nome mi ammazza c'è stata. Anche la ragazza. E questo è un figlio. Ma fa gli occhiali. Questa è una bella, questa fa i scherzi. Stupidi, sempre si scherza, sai? Stupido poi. No, sbatta, no. Affatiato, stupido! Cosa avete già fatto? Fai scherzi, stupido. Sempre scherzi, fai te, poi stupidi. Sono sbatto, lo sbatto. E per piano, vado a sbattere il passaggio a livello, porto il tuo all'ospedale, la mattina presto, e chi va a svegliarsi è quello mio, per si rimette le bottiglie, si sveglia pure quell'altro, si dà la voce, scherzi stupidi, ferma che il passaggio a livello. No, a proposito di embriaghi, sempre ritornando dal discorso di embriaghi, c'è una cosa che dovrei raccontare, ma devo dire parolaccia, posso dire parolaccia? Ma vado a sentimometri perché al signore lo che gli piace. No, questi qui, ho una discussione sotto casa mia. Oh, che c'è? Ma volevo vedere a me? Scusi, che ci interessa per fare la discussione? Ma io ho adesso? Vabbè, non si preoccupa, niente, andiamo ad un altro posto. Svolto un lago, io ho le finestre pure da là. Mo, ma che è un'altra casa? Ma che è un'altra casa? È sempre la stessa? Guarda, noi niente se andiamo, se lei ci ha risolto questa discussione, ma che mi frega a me la discussione vostra? E noi ce ne andiamo, vabbè? Ma guarda se c'è un minuto. Stiamo sentendo questa discussione. Ma lei ci deve rispondere ponderatamente, proprio. Senza si fa morire. No, rapidamente, ma ponderatamente, in coscienza, proprio. Vabbè, andiamo, sentiamo questa discussione. Con questi assenti bene, risponde proprio. Lei per 10 milioni lo darebbe il culo? Ma tu guarda se una lei a notte se darebbe il culo quanto hai fatto? 10 milioni se mo per 10 milioni le faccio una volta 10 una volta è in contanti, e che fammi cambiare in contanti, si capisce? Vabbè, una volta che sì, lo vedi, i culi ce sarebbero a Roma, sono i milioni che non si trovano. E poi sempre anche in genere, uno fa un discorso che ha cominciato 5 ore prima, no? E quello dice una cosa sola, gli dà ragione e vanno a casa. Fanno così, no? Perché hai capito? E mica che uno a un certo momento io e compagna bella
Ma tu meglio di... Oh! E che bella, vero? Allora ma proprio... No! Esce laggiù da me, andiamo a casa. È questa Dio. Ma che se ne so stavolta la cosa l'altra, un paio a prego. Chius, ti dico chius, ma a me allora come dice quello? E bisogna. No, e c'è ragione me, andiamo a casa. È questo il fatto, che tu puoi essere un po', perché a me viene venuto uno per me so tutto, e c'ho sempre... No, e c'è ragione me, andiamo a casa. Vi fate un coretto facilissimo, la famo tutti assieme, perché siccome la canzone è proibita, così si chiedono se famo compagnia. Si famo no, 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 non lo dico e non lo so. Barzotti, eh? Vogliamo dire che non canta? Fino a solo l'omini, eh? Pronti? No, 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 non lo dico perché non lo so. Si è fusti stasera. Adesso le signore faranno vedere, forse avranno pure il cane, cioè. Pronte? No, 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 non lo dico perché non lo so. Senti un sorriso come gli amore, no? Allora noi li abbiamo sentiti le donne pure, sentiamo gli altri, non fa niente, fa niente. Devi fatti di tutta la gente, tu lo sai, non mi impiccio per niente. E per questo, a chi vuole sapere, io lo mando a pigliare. No, 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 non lo dico perché non lo so. Zin zin bon, zin zin bon. Zin zin bon me lo faccio da me, fa niente. Nervosa, strilla le mani e gli tira qualcosa. Ieri al cinema lei non lega, e un vicino tirava una no. No, no, non lo dico perché non lo so. Se un gelato voglio gustare, tutto solo voglio leccare. Ma Giovanna c'è un pizzo non bello, lei mi succhia la punta. No, 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 non lo dico perché non lo so. Già con senza lavoro, veste sempre con grande decoro, non lavora, non suda, non lotta, c'è la moglie che fa la morta. No, no, non lo so. Se qualcuno si è scandalizzato perché dice che sono sboccato, non discuto perché non lo adulo e lo vanno a pigliarsela. No, 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 non lo dico perché non lo so.
un'informazione la prego, innanzitutto siccome i giornali questi giorni hanno fatto un casino, chi mi dava a trombare la Sabina, chi mi dava l'ansio, anzi dappertutto, benvenuti, invece stavo sempre qua, quindi fino al 4, sabato 4, noi facciamo lo spettacolo qui. Poi vi vorrei pregare al solito, come questi nostri spettacoli come pubblicità appunto invece del giornale ci hanno bisogno come la respirazione bocca a bocca, se vi è piaciuto lo spettacolo dite a tutti, se non vi è piaciuto non lo dite a nessuno, perché non è giusto che la fregatura la diate solo voi, no? Signore che può fare l'amore, ma lui gliela fa, viva il vino, viva il vino.